Anek scappa la frizione a Verissimo. Parolaccia e Toffanin basita. Spassoso e simpatico siparietto nel corso della puntata del 1 ottobre del rotocalco domenicale di Canale 5. Gag tanto involontaria quanto simpatica nel corso della puntata di Verissimo in onda domenica 1 ottobre 2023. Protagonisti Nek, Francesco Renga e Silvia Toffanin. I due cantanti sono amici nella vita privata, oltre a condividere il palco. Nel rotocalco di Canale 5 si sono raccontati a ruota libera, spiegando che la collaborazione musicale ha permesso loro anche di condividere parecchio tempo assieme con le rispettive famiglie. A un certo punto a Nek, al Secolo Filippo Neviani, è scappata la frizione ed ha scandito un "ca asterisco asterisco o". Il viso della padrona di casa Toffanin è stata tutto un programma. Quest'estate siamo stati molto insieme. Abbiamo messo in comune del tempo con le famiglie. Abbiamo preso due case a Ostuni con figli, figlie e fidanzate. Bellissimo, ha narrato Francesco Renga, che è stato interrotto dall'amico, desideroso di raccontare un simpatico aneddoto riguardante i loro figli e la musica trap. Noi, ha spiegato Nek, eravamo nel bel mezzo della musica trap. Suo figlio e mia figlia, in piscina, tutto il tempo ad ascoltare il tunz tunz. E noi ci guardavamo e dicevamo: ma che ca asterisco asterisco stanno ascoltando? Silvia Toffanin, nell'ascoltare ca asterisco asterisco o, per un attimo ha manifestato un'espressione basita, rimanendo a bocca aperta. Renga se ne è accorto ed ha spassosamente rimbrottato il collega, ricordando che anche poco prima aveva pronunciato una parolaccia. Ancora una parolaccia, ha chiosato il cantante bresciano, ridendo e notando il volto stupito della conduttrice. Pure Nek lo ha notato ed è corso ai ripari. Scusami Silvia. Ho capito. È l'enfasi, ha replicato la Toffanin, che dopo l'espressione sorpresa ha mostrato un bel sorriso. Un siparietto per nulla volgare che ha strappato più di una risata in studio. Nek e Renga, amici non solo sul palco. Lungo la chiacchierata i due cantanti hanno parlato a lungo del loro essere papà, rimarcando di aver scoperto di avere molti punti in comune a proposito dell'educazione dei figli. Abbiamo gli stessi principi, ha riferito Neviani. Renga ha confermato, ribadendo che nel collega ha trovato un vero amico.